Ciao, in questo quarto video andiamo a vedere come lavorare con le ghost note sul circolo delle quinte, sempre, però rispetto al precedente andiamo a suonare le ghost note in battere, quindi arrivando sulla nota reale verrà fuori in levare, è un pochettino più di difficile gestione perché ci mancherà il riferimento del quarto in cui noi del battere in cui noi dobbiamo andare invece a inserire la nota stoppata in ghost note per poi cadere sull'altra. Come sequenza, quindi sempre al circolo delle quinte, quindi partiamo sempre dal do, ci spostiamo poi sul fa, si bemolle, mi bemolle, la bemolle, re bemolle, sol bemolle, si, mi, la, re e sol per poi ripartire. Qua come diteggiature ti lascio carta bianca perché comunque può essere, potrebbe per assurdo anche essere utile partire sempre con uno stesso dito, oppure pensare a una posizione più furba, magari parto dal do con l'anulare, faccio annulare le prime due, indice le altre due, poi mi sposto con l'anulare. E faccio la stessa diteggiatura, quindi la bemolle in anulare, re bemolle uguale e sol bemolle si con l'indice, quindi andando sempre a prendere quattro note reali per ogni diteggiatura. Però vedete anche in base a come ti è più comodo, a come pensi che esca meglio. Così come anche le ghost note le lascio abbastanza libere, soprattutto dove ne abbiamo tre, cioè la ghost note puoi pensarla sia sulla nota che stai per andare a prendere, quindi devo prendere un do, faccio tre ghost sul ipotetico do, devo andare a fa, faccio tre ghost sull'ipotetico fa e poi cado sul fa, oppure se eri sul do, puoi fare ancora le tre ghost sulla corda di mi e poi cadere sulla nota reale cambiando corda. Essendo una ghost note, il suono dovrebbe essere, anche se è leggermente diverso tra una corda e l'altra, perché una è più grossa e l'altra un po' più sottile, però essendo una nota senza un'altezza definita, tu puoi andarla a prendere dove preferisci e dove l'esercizio ti porta meglio a suonare, quindi è tutto libero. Anche qua attenzione poi a metterlo sulle batterie. Qua ti propongo la solita batteria con i sedicesimi, proviamolo molto lento. Ad esempio, proviamo questa qua da 2, quindi abbiamo 1, 2, 3 e 4. Eccetera. Fallo almeno due volte per ogni circolo delle quinte e poi passa all'esercizio successivo. Volendo, nell'altro video in cui faccio l'esecuzione, io ci passo anche al volo, lì vedi tu come ti porta meglio nello studio. Bene, al prossimo video e adesso passeremo a fare qualcosa di un pochettino più musicale, poi quindi su un giro armonico. Ciao!